Devi metterti sullo sgabello, perché mica a fare sto lavoro qua, ma salto! Bisogna preparare il colore, bisogna che mi trucca un po', perché smontante notte. Posso un cadavere così? Questa maglia... A me sembra bella. Super biondo estremo. Unboxing. Usare delle forbici... Non sembra molto una crema decolorante. Gao, da fare la tinta anche a me, ma... Mia, ma fa tutto da solo! Presente la bottiglia da Coca-Cola quando che fai così, ecco. Non serve che fai sui lati, sta dentro in mezzo lì. Devo pettinarti proprio lì. Data la evidente quarantena sulla mia testa, insieme alla mia mamma ho deciso di farmi colorare e tagliare i capelli. Dato che su YouTube i video dove ci si colora i capelli funzionano molto bene e a noi ci manca la personalità, facciamo un video dove mia mamma mi taglia e mi colora i capelli. Naturalmente ho scelto mia mamma e non mio papà perché lei ha fatto la scuola artistica, ma come lavoro fa l'operatrice sociosanitaria, una specie di infermiera. L'idea di colorarli è nata quando, dato che mia mamma non è capace a tagliare i capelli, neanche a colorarli per quello. Nel caso il taglio facesse schifo, il colore potrebbe fare ancora più schifo e contrasterebbe il taglio. In questo momento a casa nostra abbiamo la connessione debole, sta cercando di costruire un'antenna con la mia testa. Ho quasi l'idea che qualcosa andrà storto. Dopo vorrei una rasatura a pelle. Sì, a pelle. Da pelle a sfumato. Sfuma così? Hai detto ai tuoi amici che sto facendo questo lavoro smontante dalla seconda notte? Sta facendo questo lavoro smontante dalla seconda notte. Ah, perciò abbiamo la scusa se fa cagare. Esatto. Bisogna fare veloci perché i primi... Saranno gli ultimi? Sarà bruciato più che altro. 45 minuti devono stare. Massimo. Ma scusa, cosa succede se rimangono più di 45? Resti senza capelli. Oh, minchia che biondi. Madonna che... Che schifo, porca puttana. E colore zingaro questo qua. Non strofinare forte. Porca puttana che merda. Sembro Draco Malfoy. No, questo è molto grave questo qua. Dato che sono diventato arancione non biondo, adesso proveremo ad ossigenarli con la tinta di mia nonna, che è molto poca. Ma è solo quella? Beh, ma va con l'acqua ossigenata. Perché ci sono due cose, scusa? Ma scusa, ma le proporzioni in base a cosa l'hai fatto? Alla cazzo. Non mi risponde la parrucchiera? Ci stiamo facendo proprio totalmente a caso? Sì. E se mi bruci i capelli? No, bruciarti non ti brucio mica. Il problema è che adesso prendiamo dentro anche quelli scuri. Abbondiamo. Porca miseria, ma sto fora! Se lo trattengo mi fa male il naso. Sì, ho capito, mettete la mano avanti. Ma oh, l'allergia non è... Lo corona. So, non è per corona, è per... che ti sbiancia partutto. Boh. Proviamo. Ma quindi adesso vai a caso? Cerco di prendere quelli più biondi e dopo quello che viene viene. O la va o lo spacca. Mettilo anche nella base lì sotto qua. Quanto mi metto messo? A 8? No, 8 cazzo, 8. Se vai anche il conto è 8. Vito, ho messo un po' in ordine sparsa. Quanto prodotto hai fatto? 10, 20? Beh, tu puoi che ne era poco dentro. Te sai che cosa tagliargli dopo? Cioè non è cambiato niente. Grave la situazione. Fammi provare a asciugarli. Porca abbiamo toccato il fondo, eh. Sfumato qua e qua così col ciuffo verso di qua. Sì, te riperso, mi è una parrucchiera mia. Sì, ma l'orecchio è ancora in pelle, eh. Sembra che stai potando la pianta. Dopo io ho visto il tutorial come si fa la scalatura. Ah beh. Ah, mano libera anche. Ah, tienilo su, sennò te ti impieni. Tieni su ormai. Male? Perché male? Dovresti chiudere le forbici prima di tirare. Ma no, le punte rovinate. Ah, fa tanto male sta forbice. Ma perché ha le... Sì, sembra più una pinza che una forbice. Beh, quasi... sì, ho sentito. Prendo quell'altra. Prendi la mia da elettricista. Ma è quella che tagliamo la carta? Sì. Ma non mi prende dentro l'orecchio, eh. Serve. Sembri capace di quello che stai facendo. Non li facciamo tanto corti qua. 6 centimetri mi stanno bene i capelli. Con spadretta femo. Vedi, devi tagliare un centimetro. Sto impazzendo. Ci avremmo dovuto mettere... Ecco, cavei per tutta la casa. Guarda che scagliatura. Eccola qua, il forbice per tagliare i capelli. Ah, bene.
Dopo avermi tagliato i capelli con la taglia carta, ho trovato la forbice per i capelli. Ora, così molto più bello. Ah raga, sapete che in quarantena tutte le sere sono in live su Twitch? Mi sono trovato il link anche questa sera, vi aspetto. Bellissimo, è un po' scanalato qua. È lì un po' sì. Ma anche il taglio è bellissimo, eh. Dobbiamo trovare solo una conclusione motivazionale al video, poi possiamo concluderlo secondo me. Se toccate il fondo, ricordatevi che si può solo salire, ma cazzo è.